Sicuramente passare dalle pagine ai fatti è molto importante, proprio perché finché si rimane anche per esempio davanti alla telecamera in casa propria, si rischia quasi di essere autoreferenziali. Invece in questo caso si ci inoltre in un qualcosa di più grande che una comunità, quindi Ormeggi, che è appunto un festival letterario, non fa altro che unire i lettori e gli appassionati di cultura in un unico posto. Diciamo che ho letto diversi libri, ma ti posso dire, siccome l'abbiamo citato prima, Breve trattato sulle coincidenze di Domenico Dara. Secondo me è stato uno dei libri più importanti degli ultimi anni, oltre appunto ad essere comunque un manifesto quasi della cultura calabrese estesa all'Italia intera, comunque ha dato una voce ad un personaggio che era popolare e che comunque ha dato il suo contributo alla società e al paese in cui viveva, quindi per me è stato sensazionale. Diciamo che ho sempre avuto la passione per i video da quando ero piccolina e contemporaneamente ho anche voluto, diciamo, intraprendere il percorso di booktuber, perché anche la passione per la lettura mi ha sempre accompagnata. Ricordo quando leggevo Il Mago di Oz o anche qualcosa di più pop tipo I Piccoli Brividi, e quindi unendo le due cose piano piano è stato quasi naturale creare quello che adesso è il mio canale. Allora, io non sono assolutamente contro la lettura digitale, trovo che sia qualcosa di fantastico, però purtroppo per mia esperienza personale, avendo comprato l'e-reader, mi rendo conto di non usarlo molto. Sfrutto molto di più il libro cartaceo, lo porto dietro, anche se devo portare 50 libri in valigia, ho sempre quelli e lascio l'e-reader a casa. Beh sì, anche da qui, soprattutto negli ultimi anni, la Lamezia si è trasformata davvero, sembra che la cultura stia pian piano arrivando a tutti gli strati della società, ed è una cosa bellissima, perché la cultura non deve essere chiusa e deve essere appunto data, è qualcosa che ti aiuta a crescere, questo è l'importante. Ormeggi sta ponendo le basi anche per dare una mano alla nostra società, alla Lamezia, alla Calabria intera.